Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che la democrazia è compromesso, non è il mondo che racconta Fusaro. Il mondo che racconta Fusaro serve per costruire identità egolatriche, quelle appunto che lui denuncia nei confronti di Calenda, ma con le quali presentarsi in TV come l'alfiere di una prospettiva salvifica che sta solo dentro la fantasia e che la storia ha smentito in tutte le sue declinazioni. Come risponde Fusaro? Ma intanto ringrazio per avermi attribuito quello che in realtà è la pecca di ogni filosofo, quindi mi ritrovo pieno in questa visione. No, lei non è un filosofo. Lei è un guru, lei del filosofo non ha nulla, Fusaro. Lei non sa neanche che cos'è la filosofia. A tirar fuori le persone dalla caverna, ma un po' lo so, visto che un pochino l'ho studiata, ma sicuramente non quanto lei, ci mancherebbe. No, che sarà io non ho detto di essere un filosofo. Perfetto, però ha preteso di dire chi lo sia e chi no, visto che mi ha tolto la qualifica. Però chiudiamo questo argomento e diciamo una cosa. Lei, che sicuramente conosce bene la storia, sa molto bene che i rapporti fra l'Europa e la Russia sono decisamente radicati nella storia e anche le relazioni commerciali lo sono. Adesso che noi dobbiamo spegnere ogni rapporto con la Russia perché ce lo chiede Washington e magari dobbiamo fare approvvigionamento di gas dagli Stati Uniti perché ce lo chiede Washington, capisce bene che a proposito di visione totalitaria è un poco totalitario, si tratta di considerare l'Europa non come ce lo chiede, colonia. Scusi, io non l'ho interrotto. No, mi faccia solo dire questo, ma perché ce lo chiede Washington? Ma perché ce lo chiede Washington? Noi dobbiamo interrompere i rapporti con la Russia perché ha aggredito un paese innocente massacrando civili. Lei lo sa che la Russia massacra i civili ogni giorno? Io non l'ho interrotto. Va bene, prosegua, Fusaro, prosegua. Mi scusi, prego. Perfetto, scusi accettate. Dicevo che è chiaro come il sole, a mio giudizio almeno, che questo rapporto con la Russia, che era un rapporto culturale, pensi alla stagione dei filosof, è un rapporto commerciale ben radicato, sia stato interrotto semplicemente perché il padrone a stelle e strisce ci ha chiesto di farlo. Ce lo chiede Washington, l'abbiamo dovuto fare, la Germania l'ha fatta con un po' più di dignità e storcendo un po' più il naso, l'Italia come sempre cadavericamente obbedisce a Washington dal 45 ad oggi, e questa è la situazione. Sono d'accordo con lei che bisogna essere contro i totalitarismi, ma come non vedere che oggi il più grande totalitarismo è quello della civiltà del dollaro, quello del neoliberismo, quello dell'imperialismo statunitense che fa bombardamenti umanitari, embarghi terapeutici ed esporta missili democratici. Sono d'accordo con le sue premesse, non con le sue conclusioni, e ciò detto credo che ci possa essere un dialogo rispettoso senza sovrapporsi. Ma assolutamente, stiamo allargando però troppo le chiedo, il campo, scusate. Cosa sta succedendo in Ucraina in questi giorni? Mi scusi. Subito glielo dico. Certo. Che sta succedendo? Sta succedendo quello che succederà presto anche a Taiwan, cioè gli Stati Uniti che hanno provocato fino all'esasperazione, spostando il confine della NATO verso Oriente, per portare i due grandi blocchi che eroicamente resistono, la Russia e la Cina, all'imperialismo statunitense, in un conflitto mondiale potenzialmente mortifero. Questo sta succedendo ed è per questo che bisogna essere molto preoccupati. Intanto una cosa interessante che è uscita, diciamo, non da un giornale totalitario forse, che è il New York Times, è che invece un report segnala come di Amnesty, come l'Ucraina abbia messo a rischio i suoi stessi cittadini. Cioè questo per dire quanto anche... No, la narrazione che quel paese, che dobbiamo difendere, molto chiaro lo dico, sia così, un paese che da sempre difende i suoi cittadini quando invece è pieno di contraddizioni interne, ecco, un po' va detto. Io concludo solo dicendo questo, non sapevo...